Ciao ragazzi, in realtà oggi volevo fare un discorso un po', diciamo così, profondo che riguarda in generale, quello che sto facendo con questo canale. Gli stage piano praticamente li ho provati, non dico tutti, ma quasi, insomma, adesso me ne manca qualcuno degli ultimi. Come vi dicevo, insomma, non sempre riesco ad averli sotto mano. Appena usciti. Molto spesso mi trovo poi a parlare con qualche amico che mi segue o collega e tutto il resto sul gruppo, piuttosto che ci incontriamo magari in qualche negozio, cose del genere. E alla fine salta fuori sempre la stessa cosa, cioè che dai video la sensazione è che gli strumenti siano tutti validi. Ora, chiaramente questo aspetto dipende dal fatto che molti di voi sanno che noi siamo cresciuti in un'epoca in cui pianoforte riprodotto con le tastiere era sempre comunque un ibrido stranissimo piuttosto che un compromesso. Ora siamo di fronte a macchine che ci permettono di avere una resa pianistica incredibile. Cioè, io mi metto qua e mi innamoro di un suono e ci passo del tempo, magari ci lavoro e poi quando vi faccio sentire il risultato, normalmente si somigliano un po' tutti, ma perché io spontaneamente con il mio gusto cerco di arrivare dove vorrei arrivare con quello strumento come con un altro. Cioè, se mi metto su un altro strumento più o meno raggiungo lo stesso tipo di sound. Poi l'efficacia, la famosa efficacia di cui parliamo spesso, quella è una cosa un po' più complessa. E va al di là, e in questo senso, tutti questi pianoforti hanno dei suoni meravigliosi e ascoltati da soli hanno una resa pazzesca, che è molto difficile avere anche registrando un pianoforte vero, perché bisogna registrarlo bene per avere una resa del genere. Ora, questi campionamenti, questa generazione virtuale, qualsiasi sia la tecnologia che hanno al loro interno, ormai siamo a un livello veramente alto e probabilmente si progredirà ancora fino ad arrivare a, non dico alla perfezione, ma forse a superarla, come succede in altri settori dove si è superato, che ne so, l'occhio umano quando si fa una foto. Quindi, tutta questa precisione ci porta ad innamorarci tutte le volte di qualsiasi strumento ed è per questo che raramente faccio delle critiche, perché insomma, di fronte a questo, dopo quello che ho vissuto io in passato, posso discutere il prezzo, posso discutere tante cose, ma in realtà siamo sempre di fronte a grandi possibilità. Dall'altra parte c'è la questione, tornando al discorso di prima, dell'efficacia. Ora, non sempre un campionamento bello, e questo lo sapete benissimo, poi risulta essere altrettanto efficace. Non sempre, e questo è un problema perché poi ci si ritrova a entrare in quel meandro infinito da cui non si esce più. Cioè, mi sono riascoltato, non c'ero, c'ero, non buca, non arriva, non fa, non disfa. In realtà, con tutti questi strumenti, volendo, si può arrivare a trovare un buon compromesso tra il suono che si utilizza e l'efficacia fuori. C'è un problema però che riguarda, c'è un aspetto però che riguarda la percezione che abbiamo noi e la percezione che ha il pubblico di quello che facciamo. Perché va bene, uno può anche suonare in casa per se stesso e questo ci sta. Come dice un mio caro amico, abbiamo avuto occasione di lavorare insieme per un periodo e siamo diventati buoni amici. E lui mi diceva, vedi, nel momento in cui all'età della pietra, qualcuno è uscito dalla sua caverna e ha cominciato a suonare per farsi sentire da un'altra. Ha suonato per un'altra caverna e è nata la discografia. Questo è un discorso un po'. Ci stavamo facendo due risate su questa cosa, ma in realtà è vero che molto spesso quello che facciamo lo facciamo anche per un pubblico. A qualsiasi livello, perché il pubblico possono essere anche due persone, può essere anche tuo nipote che ti guarda, ma la sua percezione di quello che stai facendo e la nostra percezione non c'entrano niente, ma proprio niente, sono completamente diverse, finché non riusciamo a diventare un po' pubblico. Per diventare un po' pubblico bisogna fare un piccolo scatto, che io credo che riguardi l'esperienza, la maturità personale, non lo so, però è uno scatto che ci permette di ascoltarci senza quella che io chiamo psicoacustica o paranoia, chiamatela come volete, che ci fa improvvisamente focalizzare l'attenzione su aspetti che non servono a un. Perché
In realtà, poi tu sei convinto mentre stai suonando che quel suono sia figo e un altro invece sia così, e poi questa storia dei video mi capita continuamente. Poi li guardo e dico: non è vero, cioè è più efficace quell'altro. Quindi in quel momento sono pubblico. Ecco, essere pubblico mentre si suona è più complicato, ma ci si può arrivare. Io non dico di esserci arrivato, per carità, io sono sempre alla ricerca di me stesso. Però devo dire che da quando ho questo approccio, a volte mi fido anche del fatto che tutte queste cose riguardino strumenti che vogliamo acquistare o non acquistare. Poi cosa succede? Prendi, vai a fare una serata, trovi quello che trovi, quello che c'è, ti devi adeguare, suoni, poi risenti uno che ti ha ripreso col telefonino e c'avevi un suono della Madonna, magari migliore di quello che hai costruito in un anno di sbattimento. Perché siamo esseri umani e quindi siamo fatti per adeguarci a quello che stiamo suonando. Vabbè, a parte questa pipa che vi ho tirato per sapere anche cosa ne pensate voi di tutti questi aspetti così un po' filosofici sugli strumenti. Per il resto, il livello ormai, ragazzi, è incredibile. E con pochi soldi, perché sono pochi, rispetto a quello che c'è dietro, molto spesso, e anche a quello che una volta si spendeva per avere uno strumento di qualità. Si possono raggiungere dei traguardi incredibili. Torno a suonare questo magnifico piano, e vi saluto dopo questa così lunga e faticosa, probabilmente per voi, digressione sul mondo degli stage piano. Vi saluto suonando e vi mando un abbraccio forte e un bacio come sempre.